Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Ben ritrovati con l'approfondimento. Conto alla rovescia per lo switch off sul digitale terrestre. A partire dal 21 dicembre saranno interrotte le trasmissioni dei canali di Rai, Mediaset e altri broadcaster a bassa qualità basati sulla tecnologia MPEG 2 per consentire il passaggio al nuovo standard in alta qualità DVB-T2. Da quel giorno gli utenti potranno usufruire di canali in HD e di nuovi servizi, ma solo utilizzando televisori o decoder compatibili. Il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre, determinato dalla necessità di liberare la banda 700 MHz, molto utilizzata in Italia soprattutto dalle TV locali per far spazio alla rete 5G per gli operatori di telefonia, consentirà di godere di una qualità delle immagini molto superiore all'attuale, di ricevere più canali e di usufruire di nuovi servizi. Il 4 dicembre è partita la nuova campagna di comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per visualizzare correttamente i programmi potrebbe essere necessario effettuare la risintonizzazione dei propri apparati, si spiega. Qualora, anche dopo aver effettuato la risintonizzazione, persistessero problemi di ricezione o i canali non fossero per nulla visibili, sarà necessario sostituire la propria televisione o il proprio decoder con un apparato compatibile con l'HD. I broadcaster, dal canto loro, ricorda Confindustria Radio TV, hanno avviato proprie campagne di comunicazione per informare la popolazione della data di completa dismissione dell'MPEG 2, fra cui i cosiddetti sottopancia informativi sui programmi trasmessi ancora con questa tecnologia. Come CRTV aveva anticipato in un proprio comunicato ad ottobre, i broadcaster avevano deciso di fissare una data comune per indirizzare la comunicazione al pubblico, in particolare verso le fasce di popolazione più deboli e i bonus ancora disponibili, decoder a domicilio a casa per pensionati a basso reddito e a beneficio delle altre imprese di sistema coinvolte nel processo, come i produttori di apparati e rivenditori. Dal 12 novembre, con l'esaurimento dei fondi, la piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per ricevere l'autorizzazione al rilascio dei bonus TV e decoder non è più attiva. Il Ministero aveva intenzione di rifinanziare per un altro anno la misura, ma sembra che l'agevolazione non sarà rinnovata. Resta invece ancora attivo il bonus decoder a domicilio, che prevede la fornitura, in collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione. Dai dati rilasciati dal MISE, relativi ad una ricerca della Fondazione Ugo Bordoni in collaborazione con SVG sulla diffusione degli apparati televisivi in Italia, emerge che a giugno 2022 erano oltre 30 milioni i televisori, su un totale di circa 47 milioni, in grado di ricevere il DVB-T2, e le previsioni per fine anno sono che circa 22 milioni di famiglie residenti in Italia, su 26 milioni, avranno in casa una televisione di ultima generazione. Si può inoltre ragionevolmente stimare che siano oltre 10 milioni i televisori 4K già presenti nelle case.